Presidente, lei ha parlato della logistica come il presente e il futuro soprattutto del Piemonte. Beh, il Piemonte ha scontato in passato la sua posizione geografica, perché in passato, quando si ragionava in un'ottica d'Italia, il Piemonte era ai margini, nel nord-ovest dell'Italia. Oggi che parliamo di Europa e che parliamo di Italia Terzo Valico, cioè del fatto che le merci fra pochi anni viaggeranno tutte da Lisbona a Kiev e da Genova a Rotterdam su due grandi direttrici che si incontrano in Piemonte, fa sì che la nostra regione è diventata il cuore dell'Europa di tutto il trasporto delle merci. E questo fa sì che il settore della logistica, che è tutto ciò che sta intorno alle merci che viaggiano, diventa un'occasione di rilancio industriale per la nostra regione, che così è più attrattiva per le aziende che vogliono essere qui e che vogliono venire qui a produrre, perché hanno vicino a loro il luogo in cui le loro merci possono salire sul treno e viaggiare per tutta Europa. Ma dall'altra parte si sviluppa tutta un'occasione di grande ricchezza e di posti di lavoro, perché quelle merci che viaggiano hanno necessità di essere sdoganate, di essere scaricate, ricaricate, c'è tutto il settore del packaging, cioè quanto lavoro può produrre TAV Terzo Valico, noi lo dicevamo da tempo e oggi ne vediamo qua i primi frutti. Ha detto dobbiamo abituarci ad accogliere la TAV. La TAV è una ricchezza, perché invece di viaggiare sopra le Alpi come qualcuno voleva fare in passato, si è deciso di farla viaggiare sotto le Alpi. Questo vuol dire includere tutto il nord Italia e in particolare includere anche il nord-ovest. È il grande rilancio del nord-ovest, in futuro si parlerà sempre di più di nord-ovest grazie a questa nostra capacità. La logistica è il futuro, perché ce ne stiamo accorgendo adesso, pensate ancora in questi ultimi due anni di pandemia, come la mobilitazione, il muoversi, la capacità di muoversi, che sia delle persone o delle cose, è il futuro di ogni investimento. Noi dobbiamo sempre più incentivare il trasporto su rotaia, lo facciamo da sempre innanzitutto per un discorso di rispetto ambientale, perché evidentemente abbiamo non solo meno costi, ma abbiamo anche meno costi per l'ambiente, non solo per l'economia. Però ciò che è necessaria è l'intermodalità, parola complicata, ma che sostanzialmente vuol dire che se una merce viaggia su un treno, su quel treno ci deve salire o deve scendere da quel treno per essere poi trasportata su gomma. La possibilità che un treno venga caricato e scaricato nel modo più agevole, più veloce, più rapido ed economico possibile è la logistica ed è quello che fa sito. Ed è quello che noi dobbiamo fare come regione, che vede in questo settore una grande forza per la propria occupazione, per la propria economia, che in passato non c'era. Questo intervento che andiamo a realizzare è un intervento che arriva attraverso un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'agosto del 2000, a cui la società Sito ha partecipato. Oggi diamo avvio a questi lavori che dureranno, come ho detto, un paio d'anni. È un intervento sul terminal ferroviario di proprietà di Sito, dato in gestione alla società Sito Logistica, che è una società partecipata della Sito, e vede che cosa? Vede la realizzazione di un intervento che ha un quadro economico di spesa complessivamente di 4 milioni e mezzo, di cui per lavori c'è circa 3 milioni e 300 mila euro di opere. Opere che sono sia civili, come i due piazzali nella parte a sud e nella parte a nord, che ampliano l'attuale piazzale per circa 10.000 metri quadrati, due piazzali di attestamento al terminal attuale, l'allungamento dei binari a 750 metri, che è lo standard internazionale, cosa che oggi abbiamo binari solo sui 600 metri, 550-600 metri, per poter avere più possibilità di caricare e quindi avere più treni che viaggiano. Oggi siamo già abbastanza saturo, il piazzale è già molto saturo. E poi che cosa? E poi altri interventi di ammodernamento, come la parte di illuminazione, la parte di sistemazione anche di alcune infrastrutture già presenti.